Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono arrivati i cuscinetti della Minimoto, che invece di scegliere i C5 come erano presenti, ho scelto i C4 perché comunque sono più economici e vanno bene benissimo lo stesso. Adesso vedremo un modo semplice e veloce per chi non possiede l'attrezzatura per inserire i cuscinetti nel carter della Minimoto. Quindi semplicemente andiamo a accendere il fornello e appoggiare il carter per scaldarlo. Eccolo qua, il carter è a scaldare. Adesso possiamo spegnere il fornello e prendere il nostro cuscinetto nuovo e inserirlo precisamente nella sua sede. Come vedete, il cuscinetto è entrato benissimo e abbiamo anche oliato, come ho detto prima, tutta la sede del cuscinetto e è entrato in modo perfetto. Quindi per questo video è tutto, un saluto e al prossimo video.